Buongiorno, buongiorno amiche e amici, eccoci al consueto appuntamento del giorno con la ricetta, una delle ricette particolari che da ormai 2 mesi a questa parte, da quando è cominciato il lockdown, ho cominciato a regalarvi con piacere e non smetterò. Allora, oggi vediamo una gourmet fresca con il pesce e vediamo che cosa ho preparato e come l'andremo a condire. Allora, qui abbiamo la nostra base di pinza romana, questa la metterò adesso in forno, la porterò a cottura finale e poi la andrò a condire con che cosa? Questa è una crema di provola affumicata che ho realizzato frullando finemente e per molto tempo, quasi a montare, una provolina affumicata con un cucchiaio di olio di semi e un paio di cucchiai di latte. L'ho montata bene e poi dopo l'ho messa in sacca poche. Usate a temperatura ambiente perché se la mettete in frigorifero poi dopo si solidifica e non ci riuscirà a fare più nulla. Questa qui sarà la base. Un po' di valerianella, guardate che piccina, tenera e fresca, molto molto carina, molto bella questa. E poi ho preparato, oggi ho trovato un bellissimo tonno rosso, ho preso un pezzo del filetto e con una parte del filetto l'ho messa in marinatura con limone bio, qualche erbettina, ho messo l'origano fresco e ho messo qualche fogliolina di citronella, ok, e pepe rosa. Adesso me lo vado a togliere dalla marinatura e poi farò una cosa un po' particolare perché la base la metterò in cottura coprendola con i semi di sesamo. Coprendo, mica non tutta, metterò un po' di semi di sesamo in modo da dare un'extra croccantezza e sapore alla crosta. Chiuderà invece poi dopo la guarnizione della pinza dei semini di papavero per un altro extra sapore in più. Quindi sarà un'esplosione di sapori molto 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 importanti e molto forti. Allora, come faccio a mettere sopra i semini di sesamo in modo che poi dopo non cadano per terra? Naturalmente devo fermarli in qualche modo. Come faccio a fermarli? Metto un pochino di olio di oliva, perché chiaramente è una focaccia, quindi gli devo dare la parte di olio. Andrò a spruzzare con dell'acqua e poi procederò ad andare a mettere un po' di semini di sesamo sulla base. Ok, ecco qua, questi qui sono più che sufficienti. Adesso questa ce la andiamo a mettere in forno e poi dopo la terminiamo in cottura. Ok, eccola qua, eccoci qua. Adesso ci andiamo a mettere prima il formaggio, facciamo 8 trancette di questa qui, facciamo le trancette un po' più piccini e poi dopo la terminiamo con le altre cose. Allora, come vi ho fatto vedere già altre volte, partiamo dal centro e facciamo una bella rosellina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso la tagliamo.
mettiamo un po' di valerianella, ragazzi, dovreste sentire il profumo di questo sesamo tostato, è incredibile. Mettetela pure un po' sparsa perché tanto questa è piccolina, solitamente avete visto usiamo una valeriana un po' più grande, questa è molto piccola, però sarà tenerissima. Adesso mi tolgo il tonno, l'ho marinato facendo una stratificazione fra fette di limone tagliate fine e i vari condimenti. Quindi in pratica l'ho fatte un paio d'ore prima. Se lo fate la sera prima si cuoce del tutto il tonno, eh? Se invece lo fate un paio d'ore prima avrete una mezza cottura, ma essendo un tonno rosso mi raccomando fatevi sempre consigliare anche dal vostro pescivendolo di fiducia. Il pescivendolo che ho preso lo conosco bene, mi ha detto che il tonno era stato abbattuto a meno 60, quindi insomma era un tonno, mi ha detto puoi andare tranquillo perché è buonissimo. E poi andiamo a prendere, se sono fette troppo grosse le rimpicciolisco. Io, a me piace farle un po' più spesse, non mi piacciono troppo fine, mi piace sentire un po' la carne del tonno quando la mastico. Se vedete che sono troppo grandi le potete tranquillamente tagliare con una forbice, con un coltello. Poi dipende pure dal taglio del filetto che vi è capitato, perché se avete un filetto che è già bello rettangolare, squadrato, è tutto più semplice, insomma. Però vedete, basta avere un minimo d'occhio e si riesce a fare un bel lavoro. Adesso andiamo a chiudere con un po' di semi di papavero. Se volete aggiungere un pochino d'olio, vi consiglio di utilizzare quello della marinatura, perché è un olio molto aromatico, no? Quindi fate una sfilatina d'olio così. Perfetto. Ce l'andiamo a disporre sul piatto di portata. La apriamo come ho fatto già vedere più volte. Madame e Monsieur, dice Sofì. Eccola qua. Vi saluto con questa bella pinza gourmet
vi ringrazio di essere stati con me anche quest'oggi. E è finita questo periodo un po' strano di clausura. Oggi siamo tornati alla vita semi-normale, diciamo, a questa nuova normalità. Vi auguro ancora una volta un in bocca al lupo per tutti quanti e vi do appuntamento sull'Accademia della Pinza Romana, sui miei canali social, e vi aspetto per nuovi consigli e nuove ricette ogni giorno. Ok, grazie, iscrivetevi al canale YouTube, mi raccomando, e accendete la campanella per la notifica dei miei video. Vi mando un grandissimo abbraccio, ciao ragazzi!